Oggi, a passato e presente, parliamo del primo viaggio intorno al mondo. Siamo nel 500 e Carlo V di Spagna accetta i servigi di un portoghese, Ferdinando Magellano, per compiere la prima circumnavigazione dell'orbe terrestre. È un viaggio importantissimo che ha segnato la storia, quasi come quello di Cristoforo Colombo, ma Magellano morirà durante quel viaggio. Per fortuna aveva al suo fianco Antonio Pigafetta, che di quel lungo itinerario racconterà tutto, attimo per attimo. 10 agosto 1519, Siviglia. Con 5 navi battenti bandiera spagnola, il portoghese Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio. Navigato il Guadalquivir, nel giro di 40 giorni raggiunge la costa atlantica dell'Andalusia e finalmente fa rotta verso occidente. 27 aprile 1521, isola di Mactano, Filippine. Dopo 20 mesi di viaggio, Magellano approda nelle isole filippine e si dedica alla conversione degli indigeni. Proprio nel tentativo di sottometterne alcuni con la forza, colpito e sopraffatto, perde la vita sulla spiaggia dell'isola di Mactan. 6 settembre 1522, San Luca de Baramella. Dopo 2 anni, 11 mesi e 17 giorni dalla partenza, la Victoria, una delle 2 navi superstiti, torna in Spagna. La prima circumnavigazione del globo è compiuta. A raccontare il viaggio è uno dei superstiti, il vicentino Antonio Pigafetta. Del primo viaggio intorno al mondo parliamo col professore Alessandro Barbero e con Chiara Gelso, Emanuela Lucchetti, Davide Esposito. Professore, le faccio una domanda provocatoria, ma che bisogno c'era di Magellano? Perché tutto questo mito di Magellano, certo, ha girato intorno al mondo, tra l'altro neanche del tutto perché è morto prima, come vedremo, ma in fondo Vasco da Gama, lui sì che era arrivato alle Indie già nel 1497-99, insomma fra quei 2 anni lì, in un viaggio tra l'altro più breve e dal punto di vista economico più fruttuoso. Sì, però Vasco da Gama lavorava per la concorrenza. Erano i portoghesi che con Vasco da Gama erano arrivati alle Indie passando sotto l'Africa e aprendo questa nuova strada. Come dire, la speranza che ce ne fosse un'altra ancora migliore ai portoghesi interessava relativamente, agli spagnoli interessava moltissimo. Senta, visto che ci sono, ma perché è così prezioso arrivare là per prendere i chiodi di garofano? Noi leggiamo i libri che i chiodi di garofano e altre spezie di questo stesso tipo vengono trattate come se fossero oro, platino, ma che... Allora, qui ci sono 2 spiegazioni possibili. Una, erano matti e noi non capiremo mai perché avevano questa pazzia delle spezie. Poi se uno cerca di vedere, in realtà questa civiltà del tardo medioevo, del Rinascimento, non hanno il caffè, non hanno il tè, non hanno il tabacco, anche se lo troveranno in America per l'appunto, non hanno i liquori praticamente, non hanno le droghe, non c'hanno niente. Le spezie sono una cosa che dà un po' di piccante alla vita e costano carissime, questo non ci deve stupire, anche oggi sono care. Se uno guarda il peso al chilo, lo zafferano vale più dell'oro. E una nave carica di spezie, una sola nave, fa la fortuna di una compagnia commerciale. E allora adesso sappiamo veramente tutto, almeno per le premesse, ed entriamo nel primo capitolo della nostra storia. Tra fine 400 e inizio 500 gli spagnoli solcano gli oceani alla ricerca di nuove terre e nuove ricchezze. Il capitano Ferdinando Magellano ha in mente un lungo viaggio. Dopo che nel 1492 Colombo raggiunge il Nuovo Mondo, le scoperte geografiche proseguono per tutto il XVI secolo. Protagonisti, 2 imperi in forte competizione, la Spagna e il Portogallo. Entrambi cattolici e con imponenti flotte di navi, esplorano l'ignoto basandosi su una divisione del mondo extraeuropeo, stabilita dal Trattato di Tordesillas del 1494. L'accordo traccia una linea che attraversa l'Oceano Atlantico. Le terre ad est di questa linea saranno di competenza portoghese, quelle ad ovest della Spagna. Non è ancora chiaro quali siano queste terre da spartire. È una carta che deve essere ancora disegnata, un vuoto che deve essere riempito,
ed è in questi spazi aperti che si lanciano navigatori, avventurieri ed esploratori come Magellano. Di nobili origini, Ferdinando Magellano nasce intorno al 1480 nel nord del Portogallo. Dopo la morte precoce di entrambi i genitori, i cugini, imparentati con la famiglia reale degli Avis, lo introducono a corte come paggio. Ferdinando in quegli anni assiste agli entusiasmi suscitati dal viaggio di Vasco da Gama, che raggiunge l'India doppiando il Capo di Buona Speranza e ritorna a Lisbona con un ricchissimo carico di spezie, inaugurando così l'impero commerciale portoghese. Agli inizi del Cinquecento, Magellano si guadagna i gradi di ufficiale partecipando a importanti viaggi verso le Indie e la Malesia, che nel 1511 diventa dominio portoghese. Due anni dopo, nel 1513, Magellano è di nuovo a Lisbona. Dopo i viaggi è diventato ricco. Nel 1514 va in Marocco e partecipa alla presa di Azamur. Viene ferito e accusato di aver venduto sotto banco illegalmente una parte del bottino. Magellano riesce a dimostrare la sua innocenza, ma non recupera la fiducia del re del Portogallo, che addirittura gli ritira la pensione. In questo periodo riceve una lettera del suo amico e navigatore Francisco Serrao. Nella lettera si parla delle favolose ricchezze delle remote isole Molucche a oriente dell'Asia. Partendo dalle ipotesi di altri esploratori, tra cui Vespucci, Magellano si convince a tentare una nuova rotta. Raggiungere le Molucche non da oriente, ma da occidente, dalle Americhe. Secondo i suoi calcoli, che poi risulteranno sbagliati, le Molucche sono assegnate dal Trattato di Tordesillas alla Spagna. Così Magellano rinuncia alla cittadinanza portoghese e nel 1517 offre i suoi servizi al re di Spagna Carlo I, futuro imperatore Carlo V. Carlo accoglie Magellano e decide di patrocinare l'impresa. Il 20 settembre 1519, cinque navi con circa 265 uomini di equipaggio affrontano l'oceano dal porto di Sanlúcar de Barrameda. Il primo giro del mondo è cominciato. Allora, tra gli anticipatori di Magellano, prima citavo Vasco da Gama, però, come ha detto il filmato, Emanuele Lucchetti, c'è anche Vespucci. Vespucci è fondamentale per il viaggio di Magellano proprio perché a inizio Cinquecento l'esploratore, il navigatore fiorentino, insieme a Juan de la Cosa, appunto studia ed esplora le coste sudorientali del Sud America, ma non si spinge oltre. Invece Magellano pensa, immagina nella sua fantasia che ci sia un passaggio e vuole trovare quel punto per andare oltre. Quindi il suo viaggio è un po' un'avvincente avventura che unisce esperienza a fantasia. Chiara Gelson, c'era stato un libretto all'inizio del Cinquecento. Sì, nel 1503 pubblicato a Firenze, proprio di Vespucci, intitolato Mundus Novus, e che ebbe una grande eco. Infatti tanto le cancellerie delle grandi monarchie nazionali quanto la stampa ebbero un ruolo importante nel promuovere le esplorazioni geografiche e fu proprio così che Magellano ebbe notizia dei viaggi precedenti compiuti da Vespucci. Ciò nonostante, Magellano resta più grande di loro, lo consideriamo, per aver fatto, tra l'altro cosa curiosa, lo dice chiaramente Fiamato, lui era portoghese. In quel momento c'era il massimo della divisione fra Portogallo e Spagna e un portoghese, per delle stupidaggini, diciamo così, viene in odio alla corte portoghese e finisce a essere la grande fortuna degli spagnoli. Curiosa questa... Certo, anche se bisogna dire che questi navigatori erano uomini che appunto andavano dietro al profitto, sognavano ricchezze grandiose, sognavano la gloria anche, perché si sentivano come dei cavalieri medievali che andavano a combattere i mostri. E nel Mediterraneo era pieno di gente che passava al servizio del sultano, si facevano musulmani, pensando che quello pagava bene. Quindi non ci deve stupire che in quell'umanità uno vada a cercare il potere che ti può dare i mezzi per realizzare il tuo sogno, insomma. Ha ragione, io pensavo che erano sciocchi alla corte del Portogallo, non che facesse male Magellano. Cioè, in questi giochi, vale anche per Cristoforo Colombo, capire chi hai di fronte e investire su un capitano
è una prova di grande talento di un re, di un sovrano, di un imperatore. Sì, io devo dire che non vorrei essere stato nei loro panni, perché noi supponiamo che si azzeccasse con sicurezza e che si riuscisse a dire sì, questo non è un ciarlatano, non è un truffatore, è giusta la sua teoria. Poi abbiamo appena sentito dire che erano sbagliati i calcoli di Magellano, erano sbagliati anche quelli di Colombo. Quindi erano tutti anche un po' truffatori, un po' ciarlatani e un po' sognatori. Facevano delle ipotesi, come gli economisti oggi, si potrà dire proprio un giorno... come gli economisti oggi, costavano poi un sacco di soldi queste ipotesi, se erano sbagliate. Davide Esposito, queste idee erano idee precedenti, quelle su cui falleva Magellano? Alla fine Magellano non fa altro che riprendere il piano di Colombo, solo che ha qualche informazione in più. Sa che c'è un enorme continente tra la Spagna e l'Oriente e quindi lui deve trovare un nuovo passaggio. È convinto che esista, lo trova e quindi l'unica differenza con Colombo, lui riesce. Poi per il resto è lo stesso piano. Certo, no, perché appunto noi oggi diamo tutto per scontato perché sappiamo già come è fatto il mondo. Però immaginiamo, Colombo arriva ed è convinto di aver fatto quello che aveva detto, cioè sono arrivato alle Indie, sono arrivato in Giappone, ecco. Ci vuole qualche anno perché si accorgano che non è così. Sarà il Vespucci per l'appunto, no, come diceva Gelso, che scopre che quello è un nuovo mondo. Infatti lo chiamano col suo nome, America. A quel punto però, ops, allora il progetto di Colombo non l'ha realizzato nessuno ancora. Si può davvero arrivare alle Indie passando da Occidente? È tutto da dimostrare. Noi sappiamo che l'America finisce a un certo punto. Loro non sapevano niente. Fino a qualche anno prima neanche sapevano che c'era. Pensavano che l'Oceano Pacifico fosse un'immensità tutta di acqua. Quindi bisogna, è l'unico modo, è andare a vedere. Però le rifaccio allora la domanda e torno alla questione che ho posto all'inizio. Capisco l'avventura, è una cosa che rimarrà giustamente nei libri di storia, ma sotto il profilo economico, navigare lungo l'Africa, le coste africane, doppiare il Capo di Buona Speranza e poi andare alle Indie sempre avendo delle coste a disposizione, non il mare aperto dove certo succede di tutto e finiscono le navi affondate 4 su 5, forse era un'idea migliore, una volta chiarito, ripeto, senza nulla togliere a Magellano, quello di non andare lì per lo stretto di Magellano non era una cattiva idea. No, ma infatti questo spiega tutti i discorsi che stavamo facendo, no? Perché i portoghesi gli dicono no grazie Magellano? Noi abbiamo già la rotta del Capo di Buona Speranza e a noi va benissimo. Questi sono i casi in cui a volte appunto in un sistema economico che funziona si rischia anche un po' di adagiarsi. In quel caso avevano ragione i portoghesi ad adagiarsi perché appunto la loro rotta era migliore. Ma chi può saperlo prima? Loro non sanno neanche quanto è grande il mondo. Fanno dei calcoli, come dire, contrapposti e sbagliati di solito. Quindi la concorrenza spagnola che è tagliata fuori accetta il rischio. Proviamo. Poi certo, gli è andata male effettivamente, non però è la strada chi migliore. Può saperlo, rispondo all'obiezione che implicitamente lei faceva prima, è il calcolo economico. Cioè potenze, sovrani, che calcolano economicamente i rischi e vedono i benefici. Qua, alla circumnavigazione del globo, i rischi sono altissimi, come si vede, come si vedrà anche in seguito, e i benefici sono gli stessi di quell'altra impresa che è meno rischiosa, è così. Certo, ma vede che lei è partito criticando i portoghesi che non gli hanno dato i soldi a Magellano e adesso invece arriva a dire che tutto sommato avevano ragione loro. Non mi colga in contraddizioni in modo così evidente, in effetti ragionando capisco qualcosa in più anch'io ed entro nel secondo capitolo, anzi vi porto nel secondo capitolo, che il primo viaggio intorno al mondo è raccontato del diario di bordo di Antonio Pigafetta, un nobile vincentino, un italiano c'è sempre, per fortuna, visto che Magellano morirà, come ho detto all'inizio, per fortuna che c'era Pigafetta. Avendo io avuto gran notizia per molti libri letti e per diverse persone delle grandi e stupende cose del mare oceano, deliberai fare esperienzia di me e andare a vedere quelle cose che potessero dare alcuna soddisfazione a me medesimo e potessero partorirne qualche nome appresso la posterità.
Così inizia la relazione del primo viaggio intorno al mondo, in cui l'autore, il nobile vicentino Antonio Pigafetta, racconta le motivazioni della sua partenza. Di lui non si sa quasi nulla. La data di nascita è incerta. Si pensa attorno al 1490. Si sa però che è cavaliere di Rodi. Per questo motivo molti studiosi pensano che abbia navigato sulle galere dell'ordine e che da lì derivino la sua esperienza nautica e le sue conoscenze geografiche. Il suo ingresso ufficiale nella storia è nel 1519, quando lo troviamo a Barcellona nel seguito del vescovo Chiericati, anche lui vicentino, inviato dal Papa alla corte di Re Carlo. Informato del progetto di Magellano, Pigafetta va a Siviglia e riesce a farsi imbarcare con il ruolo di criado, uomo di fiducia del capitano generale, e sora saliende, ossia uomo d'armi. Pigafetta tiene nota di tutto: le rotte, le coordinate geografiche, i nomi delle isole, i fondali, gli animali, le piante. Descrive anche le lingue e gli usi degli indigeni che incontra quando le navi toccano terra. Una massa di informazioni che andrà poi a formare la sua relazione. Il 13 dicembre 1519, dopo più di 2 mesi di navigazione nell'Oceano Atlantico, le navi arrivano nella baia di Rio de Janeiro. Il 27 dicembre, dopo essersi rifornita, la flotta riparte in direzione sud, in cerca del varco verso occidente. Magellano imbocca il Rio de la Plata convinto che quello sia il passaggio, ma dopo un mese di esplorazione deve rinunciare e continuare la ricerca. Il 31 marzo del 1520 le navi entrano nel porto di Saint-Julien, dove il comandante decide di passare l'inverno. La decisione di ridurre la razione di viveri provoca l'ammutinamento degli equipaggi di 3 navi. Mettendo a morte i capitani e abbandonando sulla costa gli istigatori alla rivolta, Magellano riprende il controllo della flotta. Il 3 maggio 1520 la Santiago si incaglia su una spiaggia mentre esplora la costa al sud. Le 4 navi rimanenti proseguono l'esplorazione e il 1 novembre 1520 arrivano nel famoso stretto che prenderà il nome di Magellano. Ma proprio nella traversata dello stretto, Magellano perde un'altra nave. La San Antonio inverte la rotta per tornare in Spagna. La flotta, ridotta così a 3 navi, supera il Capo Deseado il 1 dicembre 1520 e veleggia finalmente in quell'oceano che Magellano stesso chiamerà Pacifico, perché il tempo è sempre bello e i venti favorevoli. Nessuno ne conosce la vastità e la flotta naviga per molti mesi senza incontrare terra. Nel febbraio 1521 la flotta raggiunge l'equatore, ma acqua e cibo sono ormai scarsissimi. Lo scorbuto uccide molti uomini. Il 16 marzo 1521 finalmente la flotta raggiunge l'arcipelago delle Filippine. Enrico di Malacca, servo di Magellano, riesce a comunicare con gli indigeni in lingua Malay. Magellano scopre così di essere arrivato vicinissimo all'Asia e di aver fatto mezzo giro del mondo. I primi incontri con i locali sono amichevoli. Molti accettano di convertirsi al cristianesimo, tra questi anche Humabon, sultano dell'isola di Cebu. Magellano però non si accontenta delle conversioni spontanee. Viene a sapere che sulla vicina isola di Mactan gli indigeni non si fanno battezzare e decide di attaccarli per costringerli alla sottomissione. Davide Esposito, le deposito una riflessione. Noi siamo in pieno rinascimento, in età rinascimentale comunque, ma questo che vedo, io non sono uno spregiatore del Medioevo, però quest'idea che uno va all'altro capo del mondo, deve convertirli, deve portarli, è un'idea di secoli precedenti, anni precedenti. Sì. Diciamo che solitamente si pensa a questa grande frattura tra Medioevo e età moderna, cioè 1492, finisce questa epoca buia, finalmente gli uomini hanno una nuova mentalità. Non è così, se noi leggiamo anche il diario
di Colombo o anche quello di Magellano, scopriamo che gli obiettivi sono gli stessi. Vanno nelle Filippine, vogliono conquistare, vogliono convertire gli uomini. Magellano, Colombo sono uomini dalla mentalità medievale a tutti gli effetti. Non si accorgono di star facendo qualcosa di nuovo. Magellano anche perché non lo fa, nel senso che muore prima di completare la circumnavigazione del mondo. Sarà chi verrà dopo di lui a celebrare queste persone come i grandi uomini che hanno scoperto qualcosa di nuovo. Certo, certo che è così, ma naturalmente tutto dipende dal fatto che noi abbiamo questo fantasma ingombrante del Medioevo, no? Che non si sa bene che cosa sia. Questi sogni, noi andiamo a convertire altri popoli, facciamo le crociate, convertiamo i pagani, portiamo la croce. Per gran parte del Medioevo a nessuno venivano in mente cose del genere, ai Longobardi non sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa così. Invece si fanno verso la fine del Medioevo e si continuano a fare nel Rinascimento e nell'età moderna, quando si considerano tutti dei cavalieri cristiani che vanno a convertire o a sconfiggere i pagani. Questa conversione, le esplorazioni, le scoperte, la conversione degli indigeni sono inseparabili dalla costruzione degli imperi coloniali. Dopodiché però tutto si tiene. Che diritto hai tu di occupare queste isole? Me l'ha dato il Papa. E perché te l'ha dato il Papa? Perché io ho promesso che difenderò la religione cristiana e la porterò a quei poveretti che finora non l'hanno avuta. Quindi ci vuole una legittimazione ideologica anche per arraffare in queste guerre di conquista spietate, devi avere una legittimazione. E allora il Papa può dire che abbiamo il diritto, se ci impegniamo, a portare il cristianesimo. Generalità della Chiesa che fornisce diritti per 1000-1500 anni. Certo, e che riesce così a far riconoscere che dopo tutto il Papa è davvero in teoria la massima autorità mondiale. Però la storia va a finire male, adesso le faccio vedere un filmato. Antonio Pigafetta è tra i 60 uomini che partecipano alla battaglia sull'isola di Mactan e così racconta la morte di Magellano. Ne abbiamo fatto una traduzione dal Veneto di allora all'italiano. Le navi non poterono avanzare per via degli scogli. Quando arrivammo a terra, quella gente aveva radunato 3 squadroni, più di 1500 persone. Subito ci attaccarono con urla altissime, 2 squadroni sui fianchi, 1 al centro. Così cominciammo a combattere. In molti ci furono addosso. Una freccia avvelenata ferì la gamba del capitano, che ordinò di ritirarci lentamente. I nostri, invece, fuggirono di corsa e con il capitano rimanemmo in 6 od 8. Ci tiravano addosso tante lance e pietre che era impossibile resistere. Le bombarde sulle navi erano troppo lontane e non potevano aiutarci. Combattemmo più di un'ora. Un indio lanciò un dardo di canna al volto del capitano. Lui subito lo ammazzò con la lancia. Quando videro la scena, gli altri gli furono addosso con lance di canna e di ferro, fino a che lo specchio, il lume, il conforto e la vera guida nostra ammazzarono. Questa battaglia avvenne il sabato 27 aprile 1521. Con lui morirono 8 dei nostri e 4 indi fatti cristiani, e molti di noi furono feriti. Chiara Gelso, questa è una battaglia importantissima, forse anche per gli insegnamenti che porta con sé. Primo insegnamento: Magellano sbarca prima in un'isola dove lo accolgono festanti, gli va benissimo. Probabilmente si crea un'ubriacatura, pensa che andrà sempre così, va a Mactan e invece succede quello che ha raccontato Pigafetta. Esattamente, tra l'altro, come abbiamo sentito, Pigafetta adopera dei toni altamente epici, a tal punto che questa narrazione diverrà il modello per le successive, che riguardano la morte di altri capitani e altri navigatori coinvolti nelle esplorazioni geografiche. Ma non soltanto le parole scelte da Pigafetta si accostano bene a quella che sembrerebbe la vicenda di un eroe epico, ma conferiscono alla figura di Magellano un'aura quasi sacrale, che si evince da altri 2 episodi che sono contenuti nella relazione
e che sono quelli che raccontano della guarigione di un infermo, compiuta proprio da Magellano, e l'altro episodio che invece narra di quando Magellano, giunto sul monte più alto di un'isola, al momento di porvi il simbolo del cristianesimo, è protagonista di una mistica visione. Quindi quello che si evince è che, come dicevamo anche prima, Magellano non soltanto è l'europeo che porta la civiltà ad un mondo selvaggio, ma ha anche il dovere di diffondere il verbo divino. Sì, dunque esce santificato Magellano, però per le culture orientali esce santificato anche Lapu-Lapu, il re che fa uccidere Magellano, perché diventa simbolo, Emanuele Lucchetti, di ribellione, di non volersi sottomettere come tutti gli altri. È il re che pare uccida Magellano, lui proprio di sua mano, ed è il capo di questa tribù nell'isola di Mactan, le isole di San Lazzaro, così si chiamavano prima le Filippine. Prima dei cristiani, isole islamiche, animiste, con questo sincretismo religioso. E Lapu-Lapu sceglie di uccidere, di avventarsi su Magellano per difendere la propria tribù dalla penetrazione spagnola e cristiana. La cosa curiosa è che viene celebrato come eroe nazionale nei secoli, poi anche fino a tempi recenti, ma di una nazione che ad oggi è cristianissima, è un arcipelago di isole fortemente cristiane che celebrano un fautore della morte di chi voleva portare il cristianesimo. La mia tesi, professore, è perché qui non è in gioco la fede, ma tecniche di conquista coloniale. Noi oggi consideriamo la conquista del mondo da parte degli europei, ufficialmente è considerata una brutta cosa, anche se poi noi continuiamo ad avere il mito dei grandi navigatori, però per esempio i conquistadores spagnoli che hanno conquistato il Messico, poniamo Cortés, questi sono considerati delle canaglie anche nella cultura popolare ormai, mentre fino a un po' di anni fa erano considerati degli eroi e dei santi magari anche, no? Quindi noi rimpiangiamo di avere distrutto l'indipendenza e le culture di tanti altri popoli per imporre il modello occidentale e cristiano. Dopodiché però quel modello è l'unica cosa che effettivamente c'è, e quindi appunto le Filippine oggi sono un paese unificato dalla religione cristiana e dalla lingua spagnola, oltretutto al di là delle innumerevoli lingue locali, che sono ovviamente quelle fondamentali, però sono tantissime. Prima che arrivassero gli spagnoli, nelle Filippine nessuno pensava noi siamo le Filippine. Ogni isola, ogni tribù, ogni gruppo linguistico aveva la sua identità, ecco. Tra l'altro anche sotto il profilo religioso era disseminato di credenze diverse, non c'era un'unica religione delle Filippine. No, no, difatti, sì, cosa in cui non c'è niente di male naturalmente, però se oggi uno dice chi sei, io sono filippino, anche se appunto parlo una lingua diversa da quello che sta nell'isola accanto, e questa identità filippina c'è, in realtà la devono ai conquistatori spagnoli, ed è difficile convivere con questa consapevolezza, allora vai a ritrovare i Lapu-Lapu, che se li incontrassi oggi non sapresti scambiarci due parole probabilmente, anzi non vorresti neanche incontrarli oggi. Ragione lei, difficile però doveroso, perché quando si fa la storia queste sono le cose di cui prendere atto. Ma entriamo nel terzo capitolo, quello ultimo della nostra vicenda, e vediamo come l'equipaggio di Magellano, rimasto, sopravvissuto a Magellano stesso, continua il viaggio alla ricerca delle isole Molucche. Solo una nave farà ritorno in Spagna dopo quasi 3 anni di navigazione. Dopo la morte di Magellano, il sultano dell'isola di Cebu rinnega il cristianesimo e con un tranello, durante una cena offerta agli spagnoli, li fa uccidere dai suoi. È il 1 maggio 1521. Quasi 30 uomini perdono la vita e l'equipaggio, ridotto a un numero troppo esiguo per governare 3 navi, decide di bruciarne una, la Concepción. Nominati i nuovi capitani delle 2 navi rimaste, si riparte alla ricerca delle isole delle Spezie. Dopo vari tentativi, i navigatori catturano un indigeno che l'8 novembre 1521 li conduce finalmente alle isole Molucche, oggi in Indonesia. Sull'isola di Tidore, il sultano locale promette fedeltà al re di Spagna e si mostra disposto a vendere le agognate spezie. Caricate le spezie, gli spagnoli devono ripartire in fretta perché il re del Portogallo ha inviato una flotta a cercarli. A questo punto, le sorti delle 2 navi superstiti si dividono.
La Victoria, al comando di Elcano, salpa il 21 dicembre 1521 e prosegue verso ovest nell'Oceano Indiano, ad alte latitudini. La Trinidad rimane bloccata per una varia a Tidore, con quasi metà degli uomini. Questi tentano il ritorno attraverso la rotta del Pacifico, ma sono intercettati e catturati da una flottiglia portoghese. La Victoria conclude il suo viaggio il 6 settembre 1522, quando rientra al porto di partenza dopo aver completato la prima circumnavigazione del globo. Ci sono voluti 2 anni, 11 mesi e 17 giorni. A bordo della piccola nave che ormai imbarca acqua e ha una velatura di fortuna, ci sono, oltre al carico di spezie, soltanto 18 uomini ammalati e denutriti. Tra loro c'è Antonio Pigafetta. Davide Esposito, si può dire che questo viaggio ha rivoluzionato l'economia del mondo, cioè ha segnato per le conquiste economiche che se ne sono avute, non nel viaggio stesso, ma come conseguenze, un cambio nell'economia mondiale? Sì, sicuramente sono conseguenze molto più grandi di quanto Magellano potesse mai immaginare. Brodel, che è lo storico per eccellenza dell'età moderna, parla di economia mondo in questo periodo. Cioè, una volta che si sa come arrivare in queste parti lontane del mondo dall'Europa, tutte le economie iniziano a integrarsi tra di loro. Cioè, è il presupposto per la nascita del capitalismo. Fernand Brodel dice che il mondo, come noi oggi quando parliamo di mondo, nasce allora, al viaggio di Magellano. Se non per la nascita, per l'allargamento del capitalismo alla modernità, perché io devo dire, da medievista, i mercanti veneziani del 200 erano dei capitalisti spudorati, non si negavano niente, ecco. Però appunto avevano ancora pochi mezzi, andavano a piedi in Cina con Marco Polo, ecco. E invece qui le navigazioni allargano le prospettive, effettivamente. Senta Lucchetti, e invece le conseguenze, chiamiamole così, scientifiche, filosofiche? Furono anche importanti e si sedimentarono nel tempo. Innanzitutto, lo spostamento di questi confini geografici corrisponde a uno spostamento dei confini della conoscenza, quindi è come se la mente poi fosse proiettata verso vedute più grandi. E intanto l'impresa di Magellano è una delle prove della sfericità della Terra. Si scoprirà inoltre che navigando da est a ovest si guadagnano 24 ore di tempo, quindi cambia anche la concezione delle ore e del tempo e dell'eternità anche. Il sottofondo del discorso di Emanuele Lucchetti è che apre tantissimo, come diceva prima Esposito, per l'economia, ma apre di più per le menti. Quel viaggio spalanca le menti a 500 anni durante i quali il mondo farà dei salti inimmaginabili. Sì. Qui di nuovo, come dire, io faccio la mia parte di studioso del Medioevo. Lei sempre difende quando il Medioevo. Si parla di Rinascimento, il Medioevo apre la strada, ma poi queste cose crescono. Nel Medioevo, Dante dice: "Fatti non fummo a vivere come bruti." Lo fa dire ad Ulisse, naturalmente, ma lo pensa anche lui, perché è un pensiero ufficiale nel Medioevo. Dio ci ha dato l'intelligenza per esplorare il mondo. Però intanto nessuno al tempo di Dante c'era andato davvero nell'oceano a vedere cosa si trovava. Quando poi hanno i mezzi tecnici per farlo, l'idea medievale "dovremmo esplorare" diventa l'idea rinascimentale "imbarchiamoci e andiamo". Sottile citazione la sua, perché in fondo l'antenato di Magellano è Ulisse. Ma qui, professore, mi permetta di tornare a quelle spezie di cui abbiamo parlato all'inizio, nell'introduzione. La spezie più preziosa furono i chiodi di garofana. Sentiamo la descrizione di Pigafetta letta durante le celebrazioni per il cinquecentenario del viaggio organizzate a Vicenza. Nel medesimo giorno andai in terra per vedere come nascevano gli garofali. Lo albero suo è alto e grosso come un uomo al traverso, né più né meno. I suoi rami si spandono alquanto largo nel mezzo, ma nella fine fanno in modo di una cima. La sua foglia è come quella del lauro, la scorza è olivastra
Gli garofali vengono in cima degli rametti, 10 o 20 insieme. Ciascuno di questi popoli hanno de questi arbori e ognuno li custodiscono li sui, ma non li coltivano. Bellissimo questo ricordo di Pigafetta. Chiara Gelso, che fine fa Pigafetta quando ritorna in Spagna? Pigafetta riesce poi a rientrare in Italia nel 1523, e i primi di marzo del 1523, e per quanto riguarda invece le sorti della sua relazione, questa verrà pubblicata per la prima volta nel 1536 a Venezia, quindi postuma. Ah, però è importante questa cosa che ci dice Chiara Gelso, perché vuol dire che Carlo V, la Spagna e Carlo V non erano consapevoli dell'importanza di questo viaggio, se no le memorie di Pigafetta l'avrebbero pubblicate il mese dopo. Ma, a me viene da pensare, non me ne sono mai occupato direttamente, ma mi viene da pensare che se hai appena fatto delle scoperte importantissime e sei in competizione con dei rivali accaniti, non ti precipiti a pubblicare tutto. Le carte geografiche non le pubblichiamo, ce le abbiamo noi. E gli altri andassero loro un po' a vedere se ci riescono, noi intanto le abbiamo. Professore, i portoghesi facevano lo stesso? Io sospetto fortemente di sì, che lo spionaggio industriale non l'abbiamo inventato noi nell'epoca moderna. Ci tenevo a farglielo dire e, come ci tengo, ma forse non ce ne sarebbe bisogno perché siamo stati esaurienti, mi dica lo stesso, 3 libri da dare ai nostri telespettatori. Allora, come si sarà capito, quasi tutto quello che noi sappiamo del viaggio di Magellano sta nella relazione di Pigafetta, la quale relazione di Pigafetta è scritta in un italiano dell'epoca, che è l'italiano di un Veneto, appunto, fortemente dialettale, ma comunque si capisce ed è una lettura straordinaria. Ci sono molte edizioni della relazione del viaggio di Magellano scritta da Antonio Pigafetta. Ce n'è anche una versione tradotta in italiano corrente, ma non è per quello che la consiglio. Io consiglierei di provare a leggersi come scrivevano e parlavano davvero questi uomini. Però quest'altra edizione di cui parlo ha i disegni di Ugo Pratt, il creatore di Corto Maltese, e quindi direi che non si può perdere, ecco. Quanto a studi moderni, ne è uscito uno, mi pare, di recente, credo l'anno scorso. Si chiama Una specie di paradiso, gli autori si chiamano Giliberto e Piovani ed è, come dire, un racconto moderno di queste imprese di cui ci siamo occupati oggi. Ringrazio il professore Alessandro Barbero, ringrazio Chiara Gelso, Emanuela Lucchetti, Davide Esposito, e nel raccomandarvi di prendere nota dei libri testé citati dal professor Barbero, passo alle conclusioni. Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Commento di Andrea Canova, Antonio Pigafetta. Antenore 1999. Il viaggio di Magellano, illustrato da Ugo Pratt. Riscritto in lingua moderna da Rossella Malaspina, Antonio Pigafetta. Touring Club Italia 1989. Una specie di paradiso. La straordinaria avventura di Antonio Pigafetta nel primo viaggio intorno al mondo, di Franco Giliberto e Giuliano Piovan. Marsilio 2018. Alessandro Barbero ci ha detto di come Magellano morì prima di portare a compimento il suo viaggio di circumnavigazione del globo, per cui il vero personaggio che compì il viaggio per intero al comando di una nave fu Juan Sebastián Elcano. Si era imbarcato come Nostromo sulla Concepcion e poi però alla guida della Victoria nel 1522 era approdato a Sanlúcar in Andalusia. Carlo V si era emozionato per questa impresa e aveva affidato a Elcano un nuovo viaggio. E questo nuovo viaggio di circumnavigazione dell'orbe terrestre superò lo stretto di Magellano, ma poi toccò a lui di nuovo di morire sparendo tra i flutti.